Eccoci qui, finalmente. Buonasera. Ciao Luca, ciao. Ciao Simone. Allora, l'uomo nero. Sono l'uomo oscuro. Posso essere un villain della Marvel con questa. Esattamente. Diciamo che con questo tipo di fotografia potresti essere benissimo un villain di Snyder, però Di Snyder, sì, molto scuro, molto cupo, molto esatto. Sì. desaturato. Esatto. Potrei andare bene, ma tra un po' mi illuminerò d'immenso, arriverà la luce, solo che Quando meno non ho ve prese. l'aspettate, perché volevamo Ma stupirvi con effetti speciali, ma piano piano, non vi preoccupate. piano piano. Esatto. Allora, benvenuti. Ecco, primo messaggio. Cecilia dice: buio e colpa di rimbombo. Ah, sentono col rimbombo. È colpa rimbombo. No. Ah, sembra in una caverna. No, no, non rimbombo, è Ah, la. ok. No, no. Ah, ok. No, ma No. tranquilli che arriverà la luce a breve. Ho tutte le prese occupate e non riesco ad attaccarle, ma a tempo che mi si carica il PC sarò poi in paradiso. Allora, no, la colpa è mia, non è la colpa di. Adesso dovresti sentire meglio, Cecilia. Siamo a un nuovo appuntamento con Lo Conosci, questo format che ho creato per far conoscere e conoscerci tra di noi, creator di Instagram. È un momento in cui ci facciamo due chiacchiere per andare oltre ai soliti messaggini, like, mi Commentini. piace, che fondamentalmente dicono poco, di noi, e quindi fondamentalmente qui troviamo spazio per esplorare, argomenti che forse non, avremmo modo di farlo su Instagram, quindi mi prendo questo tempo, prendendomi una alla volta, mettendomi le spalle al Grotta muro in una grotta oscura come in questo caso. oscura, ci sono già. E quindi l'ospite di oggi, che era da tanto che lo aspettavo, perché già doveva essere mio ospite nella prima fase del programma, ma alla fine con perseveranza l'ho aspettato, ed eccolo qui Simone, che adesso si presenterà e presenterà il suo profilo. A te la parola, Simone. Ah, buonasera a tutti, mi chiamo Simone, vengo da un piccolo paesino nella provincia di Torino, ho 36 anni, e ho deciso di, anzi su Instagram mi trovate come Simon Spotflix, ho deciso di aprire questa pagina Instagram un annetto fa, ero a casa che non sapevo cosa fare e ho detto: ma perché non apro una pagina Instagram dove parlo un po' delle mie passioni, che sono appunto cinema, serie TV, e tratto anche un po' di musica nella mia pagina Instagram? Perché purtroppo io ho degli amici a cui non piace il cinema e le serie come piacciono a me. Quindi tante volte mi ritrovo ad andare al cinema da solo e non riuscivo mai a condividere il mio pensiero con qualcuno. E ho detto: ma mi apro una pagina Instagram così troverò qualche cristiano che possa condividere le mie passioni. E infatti così è stato da un annetto a questa parte. Infatti, ecco di Luca, subito presente. E ho trovato una community bellissima, siamo veramente in tanti che ci scambiamo opinioni e tutto questo è davvero molto bello. Poi non lo faccio per i follower, perché non me ne frega niente, però mi piace condividere le mie idee, le mie passioni, appunto parlarne con tutti voi. E Luca è uno di queste persone. No, il tuo è un profilo che seguo da tanto, siamo entrati quasi subito in sintonia, Eh sì, siamo scambiamo stessi. opinioni, collaborazioni, quindi è un piacere comunque averti qui, perché comunque Ricambio. sei una di quelle persone con cui quasi subito sono riuscito comunque ad andare oltre il commentino, a iniziarci a sentire tramite messaggi, a scambiarci opinioni, Certo.
e quindi mi fa piacere averti qua. E partiamo subito. Diciamo già hai risposto di solito alla prima domanda, come mai hai aperto un profilo Instagram, però ti sei subito hai risposto subito alla domanda, perché comunque è vero che molto spesso nei nostri piccoli gruppi di amici certi tipi di passioni è difficile trovare. A volte si hanno, a volte Esatto. no, però a volte uno deve trovare una valvola di sfogo e diciamo abbiamo avuto la fortuna di riuscire a creare questa community che piano piano sta crescendo, Crescendo. siamo comunque parecchio collaborativi, parecchio ci cerchiamo, ci ispiriamo a vicenda ed è bello anche questo. Diciamo, come hai detto tu, Molto. non siamo un gruppo di persone che va dietro ai numeri, andiamo più dietro alla sostanza e ci diverte comunque nei tempi morti, per spezzare la quotidianità ci stava. Quotidianità, esatto. No, ma poi più che tutto a me capitava di andare al cinema con amici e l'amico di fianco a me al cellulare per la metà del tempo del film. Ma io dico, ma cosa viene al cinema a fare allora? Io quando guardo un film, allora il cellulare lo metto lontano, oppure se mi arriva un messaggio stoppo il film e poi guardo il telefono, perché devo essere concentrato su quello che sto vedendo. Che mi piaccia, va bene. A me sta cosa è una cosa che mi manda in bestia, che tutti i miei amici col cellulare non guardavano lo schermo. Cosa stai facendo? Cioè, resto proprio a... No, diciamo che ci sono o quelli che si distraggono o ci sono quelli che addirittura prendono il cellulare e che devono filmare il film e io dico, ma Sì. Ma che senso ha? Cioè tu che senso ha? devi filmare perché casomai devi mettere il leak oppure devi rovinare la sorpresa a qualcun altro o solamente per far vedere che sei Esatto. andato al cinema. Cioè, Sì, per me infatti. diciamo certe mode, sarò vecchio io, ma sinceramente l'ho sempre vissuto un po' diversamente. A me è sempre piaciuto andare al cinema e godermi il Certo, film. è un po' come quelli che vanno al ristorante e fanno la foto al piatto da mille angolazioni prima di mangiarlo, un po' così, diciamo. No, ma vabbè, lì ormai i ristoratori ormai ci hanno fatto un business, creano i ristoranti con i piatti instagrammabili, quindi devono essere visti, ti chiedono prima di servirtelo se vuoi fare un video, quindi ormai fa parte del servizio. Qual è stato il primo film che tu ti ricordi ti ha fatto dire mamma mia, amo il cinema? È stato La storia infinita. Ti È un amo, film che proprio mi ha ti amo, ti amo. vessato. Ah, ecco. Addirittura. Dichiarazione con quello proprio mi sono aperte le porte. Vieni, vieni, vieni da me, Simone, vieni da me. È uno dei miei film preferiti dell'infanzia, cioè è quello che mi ha aperto il mondo del fantasy, mi ha portato a leggere i libri di Tolkien, i libri di Brooks, quindi La storia infinita è tanta tanta roba, poi comunque Tanta, tanta roba, mamma mia, sì. a Colonna prescindere. sonora strepitosa. Esatto, a prescindere dalla colonna sonora che è diventata iconica, però è proprio il modo in cui raccontano dalla parte del lettore, la fantasia, il fatto che il lettore deve salvare gli eroi e non è l'eroe che salva la gente, cioè è Il molto protagonista.
molto potente come messaggio, che ricorda un po', Molto, moltissimo. che ricorda un po' quello di Peter Pan quando fanno in Neverland, no? Ah, ok, sì. In Quando Neverland, sì. le fate stanno morendo e chiede al pubblico di applaudire se credono nelle Di applaudire. fate. E c'è quella scena È fantastica in vero. cui si apre, diciamo, lo scenario, dando l'immagine, aprendo un mondo immaginario per il pubblico. No, no, diciamo che anche per questo motivo qua ci troviamo perché abbiamo dei gusti cinematografici molto simili. Abbastanza simile, molto simile. Sto guardando che è su Prime Video, infatti me lo guarderò, a breve me lo riguarderò perché è su Prime Video. Cioè, oggi stavo tra le storie, c'erano scritto qual è non mi ricordo. Mi sembra Cinemismi aveva chiesto quali erano i più grandi villain della storia del cinema. Forse il nulla Il nulla, sì, è vero, il nulla, è potrebbe vero, essere è vero, un villain di un certo livello. potrebbe essere uno dei villain, sì, assolutamente, concordo. Invece per quanto riguarda il mondo seriale, qual è stata la serie che ti ha iniziato a dire ok, anche la serialità non è più intrattenimento, perché per esempio io sono cresciuto negli anni 80 vedendo i Robinson, i Jefferson, Casa Keaton, Jefferson, sì. erano comunque serie che ti accompagnavano un'altra giornata, ma non è che gli davi, dicevi no, ma questa è una serie importante, ci devi. Però poi a un certo punto inizia ad arrivare una certa svolta e inizia ad pensare alla serialità come un prodotto di un certo livello. Qual è stato per te il titolo che tu dici, ok, da questo momento in poi le serie meritano il mio rispetto, diciamo, il mio affetto. Vabbè, io ho iniziato la prima serie che proprio mi sono affezionato di più è stata Friends, che però anche lì la guardavo non con molta attenzione, spesso magari lo mangiavo, facevo altro, la mettevo lì che andava e diciamo che non è che prestavo così tanta attenzione a No, ma Friends. anche per me, perché Friends è diciamo, la mia serie preferita, diciamo, tra le tre preferite, ma quando le ho viste le prime volte credo di aver visto sempre qualche puntata random su Rai Esatto, 2, e poi quando ho avuto random, Sky sì. capitava qualche volta di vedere qualche episodio su Fox. Le ho recuperate insieme molto dopo. Certo. Molto dopo. Cioè, stessimo, infatti anche io poi successivamente l'ho recuperato perché non l'ho viste tutte. Proprio la serie che proprio ho detto, no, qua devo sedermi, guardarla bene perché voglio capire, è stato CSI Las Vegas con Grissom, protagonista. Non so se l'hai mai vista. CSI Aspetta, quale? Non ho capito. Ah, la prima CSI, la prima CSI, quella CSI. di quella con CSI Grissom, sì, Las ok. Vegas. La prima Con proprio. Grissom, sì. Quella proprio l'ho vista tutte, mi ricordo, ero con mia madre, non perdevamo una puntata. La prima proprio che mi ha proprio fatto iniziare a guardare serie TV con attenzione. Perché a me piace un po' il mondo crime, omicidi, thriller, mi piace molto. Io non so se tu ti ricordi, ma non mi ricordo quale stagione, se la terza o la seconda o la terza, se non la quarta. Due episodi sono stati diretti da Quentin Tarantino. Sì. Perché quella serie Lo lì, so, grande fan che Quentin. noi adesso la pensiamo come fosse un semplice procedurale, è comunque
era una serie evento, una serie importante, tanto che Tarantino si era innamorato di Grissom, dei vari Innamorato. personaggi, e volle a tutti i costi dirigere un finale di stagione dove fece il doppio episodio in cui Nick viene sepolto vivo Viene e lo sepolto devono. vivo, sì. Ed è, cioè, è difficile trovare una serie che dopo impone l'arrivo di un regista importante, perché di solito i Esatto. registi di solito li producono, dirigono l'episodio pilota. Tipo, che ne so, Sì, è vero. mi sembra Scorsese aveva fatto il pilota di Broadway Empire, John Ah, Favreau bella anche questa. fece il pilot di Revolution. Insomma, tanti registi Ah, hanno ok. Sì. prodotto e hanno fatto i Sì, piloti è e vero. poi non hanno più proseguito. Invece qua praticamente nasce come un prodotto a sé, è un grande regista, perché comunque parliamo di un regista che ha vinto premi Oscar come sceneggiatore ed è stato pluricandidato come regista, ha voluto partecipare al progetto per fare un episodio e non è mai successo, mai. Non è mai successo, vero. Grande Quentin. E Allora, poi da io lì, infatti, dopo CSI, però forse è arrivata parecchio dopo, ho poi adorato Dexter, la serie TV, non so se l'hai mai vista. l'ho Dexter Morgan. vista, io però non mi ha, diciamo, per il mio gusto non sono mai riuscito A terminarla. a terminarla, diciamo, a seguirla, ma purtroppo ho un problema quando ci sono dei personaggi estremamente negativi che fanno che però cercano di fare i buoni, ma alla Ah, ok. fine, quindi diciamo sia questa che Breaking Bad sono serie che sono consapevole della qualità, ma non sono mai riuscito ad andare oltre un certo tipo di visione, quindi non mi hanno mai preso. Ah, ok. Previsione. Ultima, Ok, ho capito. E ci sta, de gusto. sì, no, ma alla fine diciamo ci sta. Io diciamo il fatto che non piaccia a me non è che sia, diciamo, indicativo, nel senso che io molto spesso sento alcuni dicono, no, ma se non ti piace questo film, se non ti piace quella serie, allora non capisci niente. No, perché molto spesso, Ma no, ma no, non no, è non vero. in questo caso, però diciamo, molto spesso a volte vedo nei commenti quando si parla di film, di serie, casomai se c'è un autore, un regista, uno sceneggiatore, un attore, se non ti piace perché quello là è considerato a prescindere un grande personaggio, allora automaticamente le tue competenze vengono meno, cioè il gusto deve prevalere sull'onestà intellettive, cioè se una cosa oggettivamente è fatta bene, tu ti devi piacere. E io dico sempre, ho detto, guardate, 2001, Odissea nello spazio, è un bellissimo film, però io sinceramente, per No. me è Duval, È pesante, no, è tra i duale, è film pesantissimo, di Kubrick è pesantissimo. quello che Kubrick. digerisco meno, perché fammi vedere Full Metal Jacket, fammi vedere Spartacus, fammi vedere Il Dottor Stranamore, Shining, Arancia meccanica. Arancia Meccanica, Eyes Wide Shut, li vedo tutti volentieri, ma quello per me è una palla, e non perché è brutto, Ma quello ma perché è una palla.
me è pesante. È un film che me lo vedo, ma È non me lei lo vado a pesante. rivedere. Ma ci sono tanti film che mi sono piaciuti, che ho visto una volta sola, e a meno che non mi capita davanti durante uno zapping o qualcosa, non lo vado a rivedere, diciamo, di mia spontanea volontà. Per esempio, andando, diciamo, indietro nel tempo recentemente, che ne so, un Nomadland, Ah, ok. pare brutto dire anche Tre Manifesti di Bing non mi ha No, quello è annoiato. bello, io lo rivedrei volentieri. No, no, quello no. Tre Infatti, manifesti del Bing. stavo pensando a non so perché, forse l'ho associato con Frances McDormand, ma non, no, quello no. Però, diciamo, No Man's Land l'ho visto una volta, non me lo sono più Anche. rivisto. Però non è che perché è brutto, però ci sono dei film che Sì, è vero. non sono di facile, che non ti rivedi volentieri. Pensando a quest'anno, tra quelli nominati agli Oscar, forse, ti dico, forse, quello che mi è piaciuto, però mi ha annoiato un po' di più, forse sarà perché non l'ho capito, però a me Marcel non è che mi abbia entusiasmato, è molto carino, molto simpatico, però sinceramente non è un film che mi rivedrei, non mi ha colpito così tanto. A me, ad esempio, Everything Everywhere All at Once non mi ha entusiasmato e non lo rivedrei. Una domanda, tu l'hai visto American Born Chinese? No, non l'ho visto. Mi manca. No, Me lo segno, però. è una serie molto particolare che stilisticamente ricorda un po' Everything Everywhere All at Once. Ha uno stile che ricorda anche Ok. La Tigre e il Dragone, fa diversi rimandi allo stile di fare del cinema cinese degli anni 70, sai, quello di alla Jackie Chan, molto particolare, solo che Ok. Bello, è in ok. chiave nerd. Ed è in chiave Ah, nerd, ok. ed è molto, molto. Si cita la cultura anime, i robottoni, i fumetti, ed Okay. è molto molto Ed carino. è su Disney Plus, va È su bene, Disney ma è Plus. bellissimo di quest'anno. No, è recente, di Sì, è quest'anno. recente. Parlando di titoli recenti, cosa stai seguendo e cosa hai finito di vedere recentemente a livello di serie? Allora, a livello di serie, adesso sto recuperando Euphoria. Ho terminato la prima stagione e sto guardando la seconda. E sto terminando la quarta e ultima stagione di Titans. E Titan, ok. ho finito prima di queste due serie che sto guardando. E ho finito prima di queste due serie, ho finito la stessa di Black Mirror. Black Mirror, ok. Aspetta, non ho capito bene prima di Black Mirror cosa hai detto, che è saltato un attimo, hai laggato un attimo. Ti sento a tratti. Sento più questa connessione. Ora mi senti? Ora io te li sento, sì. Tu mi senti? Sì, ti sento, sì, ti sento. Ok. Ho la connessione, però ho tutto staccato.
Allora, le ultime serie, sto guardando Euphoria, la seconda stagione, sto recuperando Euphoria perché mi mancava. Titans, sto finendo la quarta stagione e ho terminato da poco Black Mirror. Ah, ok. Black Mirror ancora la devo iniziare perché sinceramente le ultime stagioni non è che mi hanno entusiasmato Eh sì, perché in calante. a parte il calare della qualità, credo che stanno completamente andando fuori strada per quanto riguarda il senso Il senso della serie. della serie, perché comunque era nata come un monito contro l'utilizzo della tecnologia, La tecnologia. la desensibilizzazione nei confronti dell'uso sempre della tecnologia. Per me, per esempio, i miei episodi preferiti sono 15 milioni di celebrità, quello con Daniel Kaluuya e Bella quella. Orso Bianco, Orso quella bianco, sì. che secondo me sono proprio l'essenza di com'è È l'essenza di della Black serie. Mirror. Poi Certo. andando avanti, ogni stagione c'ha un episodio che si salva San Jupitero, oppure USS Callister. Cioè, stava un episodio che si salva stagione, però sinceramente mi sono un po' disinnammorato, quindi non ci ho avuto tutta questa voglia di andarmi a vedere subito la serie, quindi me la recupererò piano piano. Ma questa Euphoria. sesta stagione ha Vai, vai. 5 episodi, questa sesta stagione ha 5 episodi, ma ce ne sarà uno forse che ha la componente Black Mirror. Vabbè, c'è anche un altro che ce l'ha, gli altri proprio zero, non c'è capito niente, però No, sono diventati una sorta di racconti sci-fi, thriller thriller horror. Cioè, horror, c'è molto horror in questo. è molto più Black Mirror, Death Robot, Love Death Robot. Ah, Love, Death and Robots, sì. È molto Molto più bella anche quella. Black Mirror quella serie lì. Animata che non. Sì. Anche se ho preferito la prima stagione, ho preferito. Sì, anch'io. Anche se la terza, che poi fondamentalmente la terza è la seconda parte della Seconda seconda parte. stagione, perché comunque se andiamo a contare gli episodi della seconda e della terza stagione sono praticamente come la prima. Però c'è tipo nella seconda c'è la quella là del relitto che l'ho adorata. Derelitto. Sì. Nella terza mi è piaciuto l'episodio di quella, non so come chiamarla, quella ragazza che ballava con quei medaglioni ricoperta Col sul corpo, soldato sordo. col soldato sordo. Quell'episodio è stato bellissimo. No, molto bello, molto bello. No, è. No, ti ho detto, cioè alla fine Black Mirror, cioè se fossero stati una serie slegata, cioè nel senso avessero deciso di fare un'altra serie antologica e non c'entrava niente con Black Mirror, forse l'avrei percepita diversa, ma essendo un Black Mirror la devo per forza paragonare con, cioè se io vado a pensare la prima stagione. Le prime stagioni dove c'era Votavaldo Grazie. o dove c'era la puntata del primo ministro che si deve ingroppare il maiale, Dove fare il maiale? cioè erano molto più di denuncia. Molto vero. Euphoria è una serie Euphoria. molto 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 bella. Non è
almeno per me non è questo grande fenomeno che molti dipingono, cioè secondo me non è, diciamo, il meglio che è stato presentato in TV in questi anni. Secondo me ci sono serie diciamo migliori, casomai meno pubblicizzate, Sì, però decisamente. Titans. A me sta piacendo. Ah, Vai. Titan, No, no, ecco, no, no, Titans. no, Cosa ne... dimmi. No, dicevo di Euphoria. No, di Euphoria. Io ho notato che, vabbè, parlano dei problemi adolescenziali, l'amore, la droga e tutto. C'è da guardare molto le interpretazioni di Zendaya, che effettivamente è brava. E anche l'attrice che interpreta Jules, l'attrice transessuale, non so il nome, anche lei è molto brava. Però ho trovato la prima stagione bella, adesso sono a metà della seconda, sa già un po' di roba già vista, cioè la sto continuando a seguire, però non mi fa più l'effetto wow che mi Eh dava no, la ma prima perché poi stagione. dopo il problema è che o fa evolvere la storia e quindi la devi far uscire un po' da quel diciamo, marciume in cui era ambientata, però facendo così devi saper evolvere anche la storia. Però se invece la forza della storia si basa solamente sul contesto, automaticamente non porti a nessuna evoluzione e quindi fondamentalmente la gente si aspetta sempre ripetersi, sempre l'eccesso, sempre cercare qualcosa che vada a morire e quindi fondamentalmente è una serie che non ha prospettiva. Cioè, racconta bene quello che è il contesto, ma fondamentalmente non ha. No, sembra che non riesca ad andare oltre. Mo' vediamo con la terza stagione se si inizia ad avere uno step migliore, automaticamente saper raccontare questo, spostare la lancetta verso. Tra l'altro il produttore ha floppato, io non l'ho ancora visto, l'ultima serie con la figlia di Johnny Depp, adesso non mi viene in mente il nome, Sì, che l'ha fatta addirittura finire prima. ma sì, perché comunque quando tendi a voler creare una serie basata sul il clamore, il disgusto, la disapprovazione, cioè loro hanno cercato di replicare quello che era quello che avevamo fatto con Euphoria, però in Euphoria ci sono attori con delle capacità attoriali più importanti. Invece lì mo non voglio dare la colpa alla figlia di Johnny Depp, ma la colpa la do all'autore e co-protagonista, che sarebbe The Weeknd, il cantante, The Weeknd, che ha cantante. voluto imporre lui tutta un certo tipo di. E quindi, secondo me, diciamo, la colpa la prende tutta lui, perché poi dopo ha cercato un attimo di correggere un po' il tiro, dicendo questa è una satira, questa è un'allegoria, cioè ha provato un attimo, ha visto che fondamentalmente non aveva centrato minimamente il bersaglio, perché non è stato approvato sotto nessun tipo di aspetto, e allora automaticamente ha dovuto un attimo cercare un modo per salvare il salvabile, ma secondo me alla fine ha fatto più danni che altro, perché tanto vale che tu no, devi lì l'unica cosa che devi fare è tenere botta
proteggere quella che era la tua visione del progetto fino alla fine, tanto Sì. se la cosa non viene rinnovata la cosa, almeno comunque tu c'hai la certezza che comunque sono stato coerente. Invece così hai voluto dimostrare che non te ne frega niente dell'idea, dell'ideologia della serie che tu hai portato, ma hai provato in qualche modo di buttare acqua sul tuo mulino e poi la cosa è andata come è andata, perché alla fine Certo. adesso se arriva che gli fanno chiudere la serie con un episodio in meno, È terribile. vai a capire se Infatti. la serie avrà un finale oppure no. Però Infatti. ma lì la questione è un po' come si presenta la cosa, perché alla fine hanno in tutti i modi cercato di fare perno sul fatto che era dal produttore di Euforia, era tipo Euforia, ma alla fine, boh, cioè, sinceramente, ci sono alcune persone che non possono, sono grandi nei loro campi, non vuol dire che sono capaci di fare qualsiasi cosa. The Weeknd è un bravo Infatti, cantante, un certo. bravo artista, ma Bravo non è, però performer, certo. non può scrivere e gestire una serie per un network, non è per lui. Cioè, lì Luca, ti purtroppo. ascolto, vado ad attivare la luce. Vada, Intanto vada. vai, io intanto ci metto 2 secondi, attivo la luce. Intanto faccio un po' di promozione, perché io ho detto c'erano Laura che stava facendo la live in contemporanea. Io ho detto che nonostante fossimo rivali in contemporanea, io avrei comunque seguito la sua live, ed eccola qui, guardatela. Sappiate, Laura Valentina, vi sto seguendo. Siete live nella mia live. Sappiate che questo manco Inception la Live. facevo. Ah, e luce fu. E luce fu. Là. Bravo, E per par condicio io spengo la luce. ecco, ci sta. Però sei sempre più chiaro di me come ero prima. Ma quello è il potere della barba, quello è il potere della barba che mi illumina Della d'immenso. barba bianca. No, Esatto, la Luca, barba. voglio sapere la tua su Titans. Allora, Titans Te l'hai era. vista? Sì, ho visto la quarta stagione. Io sto aspettando di vedere che era una serie che mi piaceva. Come vedi, ne parlo al passato. A me Bravo, concordo. soprattutto la prima stagione l'ho trovata molto molto bella, con idee simpatiche. A me mi piaceva Janholm come Batman, Sì, anche a me e molto. c'è la scena in cui c'è Robin che sta lì, che immagina, e c'è sullo sfondo c'è lui che balla facendo gli stessi Lui che balla. passi di Adam West, Sì, è vero. e Sì, è lì vero. sono morto, perché Vedi? è una citazione stupenda. Purtroppo Sì, è vero. allora, il discorso è che fondamentalmente è una serie che non sapeva dove andare a parare, perché finché c'era un villain definito, sembrava esserci comunque una parvenza di storia. Quindi quando c'era il padre di Raven, Di Raven. poi quando è arrivato
come si chiama? Deathstroke. 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 Poi dalla terza in poi, quando ho iniziato a fare tutte queste cose, Magia. il magia, il Robin che è buono, cattivo, diventare dall'oggi al domani senza neanche un motivo spiegato correttamente, sinceramente non mi è piaciuta. E la quarta stagione, purtroppo, hanno dovuto un attimo trovare un modo per arrivare verso un finale, Ah, ma io non la devo finire, sono a metà, Luca, sì, quindi non spoilerare, che sennò. no, non ti dico come finisce, però diciamo il discorso era, allora tu inizi la quarta stagione sapendo che alla fine della quarta stagione comunque chiudevi i battenti, quindi loro avevano detto che avrebbero messo un finale in modo che avrebbero avuto una chiusa. Però il percorso che fanno per arrivare a quel finale non ha senso, e l'evoluzione dei personaggi lascia a desiderare. Il finale è anche carino nel come viene descritto, però diciamo il come ci si arriva, cioè del tipo ok, siamo io e te, stiamo a parlare, a un certo punto, vabbè, ok, ciao, Sì. e chiudo. Vabbè. Allora, io mo per esempio, ho sempre considerato Doom Patrol superiore ed è quella serie che io purtroppo io ho questa cosa qua. Se io una serie l'ho iniziata a vedere in italiano doppiata, me la continuo a vedere in italiano. Se l'ho iniziata a vedere in lingua originale, me la vedo in lingua originale, perché mi abituo ad ascoltare quel personaggio, quella voce. Se poi lo sento con un'altra voce, mi stranisce. Allora, visto che i personaggi Doom Patrol l'ho iniziato a vedere in italiano, sto aspettando che esca la terza, la quarta stagione in italiano, e non so nemmeno se usciranno. Infatti, E infatti io mo non lo so. adesso, nel frattempo, mi sono rivisto la prima e la seconda stagione in lingua originale, perché avevo necessità di riabituarmi ai personaggi con un'altra voce, eventualmente se non potevo. A parte che io prima che Brendan Fraser ritornasse in auge con The Whale, io ho iniziato ad amare con Doom Patrol, perché il doppiaggio suo di Robotman è fantastico, è Non l'ho fantastico. mai sentito in lingua originale, No, vorrei te lo devi sentirlo. vedere, perché è esilarante. Io non so se tu, lui dice una marea di parolacce, ma Sì, ricordo. è in lingua originale, è fantastico. Poi ci sono delle situazioni, io non so se l'hai vista la puntata in cui lui precipita dallo spazio Dallo spazio, sì, l'ho e vista, mentre sì. sta tornando a casa si blocca e Si chiede a un blocca. tizio di fargli usare il telefono, e lui dice: io te lo faccio usare solo se saluti il mio amico uscito da galera che fagli compie gli anni. E lui dice: no, ma che stai dicendo? E incomincia, e poi dopo taglio e si vede lui che sta facendo il video: yo, ciao, bella, e fa Sì, il me lo video ricordo. rap, e io mi sono. Rapper, vero, sticker up. Sì, me Odomo, ed lo ricordo. è in lingua originale è micidiale, Lacrime. perché lui ha una voce profonda, molto simile al doppiatore in italiano, però è molto più, dice, diciamo, in continuazione, fuck, è micidiale, è micidiale. No, io invece, allora,
Io invece come serie ho da poco finito Will Trent su Disney Plus. Si chiama, scusami, detto? Will Trent. Will Trent. manca. No, non la conosco, sto È su guardando. Disney Plus. Sì, vedo, sì. Che La conosco. quando ho visto sta serie sono rimasto, cioè il protagonista io lo vedevo, io ho detto ma io questo lo conosco, dove l'ho visto, dove l'ho visto, dove l'ho visto. Praticamente è quello che interpreta Bakuto in Daredevil Okay. e in Iron Super Fist. curioso. Ah, ok, la rumba acuto. Ah, ok, sì. Solamente Ok. che c'ha meno, che non c'ha la barba e c'ha il capello Lancia la più. barba. Più sì, più messo a posto. Ed è una serie molto particolare perché sembra un procedurale, sai, lui che lavora per questa sorta di FBI, il GBI, che è un altro ente governativo. Però c'è tutta una questione legata a. Tipo, lui è dislessico, Ah, c'è un passato, lui è orfano, è stato nelle varie case famiglia. E tutta questa cosa qua, diciamo, della storia personale, è un fil rouge che collega tutta la serie. E. Ed è presentato in maniera così cruenta, violenta, cioè, ma nello stesso tempo ci sono delle parti molto leggere, simpatiche, perché comunque è comunque un procedurale. Però ti presenta alcuni aspetti legati alla vita personale, come diciamo, lo stupro, l'abuso sui minori. Violenze e tutta una critica al sistema di adozioni americano, le case famiglia, è molto molto particolare. Cioè io l'ho visto e ne sono rimasto, diciamo, sorpreso. Mi aspettavo una serie un po' più casual, Ok. sai, la Law & Order, Ah, qualcosa da okay. vedere così, sai, in maniera molto relax, da tenere sottofondo. Relax, blanda. Invece mi ha preso. Un'altra serie che ho Beh, visto. una serie. Vai, vai. No, no, vai, scusami. No, vai, vai, Luca. Vai, E pure. poi un'altra serie che ho finito di vedere, perché comunque sono finite praticamente nello stesso periodo. Silo su Apple TV. Ah, sì. Purtroppo non ho Apple TV. Mannaggia. Guarda, se ti fai l'abbonamento, diciamo, l'abbonamento prova di 7 giorni, ti recuperi le 10 puntate di Silo, che la prima stagione secondo me è fantastica, e secondo me è dai tempi di Lost che una serie non mi prendeva così tanto, Wow. veramente tra una puntata e l'altra. Mi scervellavo a capire quale poteva Mi essere scervellavo. la. E diciamo, sono arrivato al fine stagione e sono detto, mamma mia, cioè, mi è esploso il cervello. E poi c'è un Avevano anche molto cast cast. della Madonna, perché i protagonisti sono Tim Robbins e Rebecca Ferguson. Quella, pure Rebecca Ferguson. Oltre ad essere una gran bella donna, Rebecca No, ma è veramente una bella. Parlano molto bene anche di Invasion su Apple Allora, TV. Non so se l'hai vista. Invasion, la prima stagione l'ho vista, è molto particolare, molto carina. Non mi ha preso tantissimo. Anche mo, diciamo, non so quando deve uscire la seconda stagione. Diciamo che su Apple ci sono tante serie interessanti, perché comunque
Io quest'anno mi sono visto Shrinking, quella con Jason Segel e Harrison Ford. Ah, ok. Ed è una Io serie. ero riuscito a recuperare dall'account della mia ragazza Scissione. Clamorosa. Scissione. Scissione è Tanta roba. fantastica, no? Poi vabbè, diciamo che Shrinking sarà quella che raccoglierà diciamo, il testimone di Ted Lasso, come Ah, ok. ma c'è Harrison Ford che è fantastico. Quest'anno credo che possa vincere lui l'Emmy come attore non protagonista. Perché, cioè, veramente come personaggio comedy è eccezionale. Cioè, io prima di vedere questa serie mai mi sarei aspettato di vedere lui cantare in macchina oppure andare in uno zoo e spaventare i pavoni, ma da questo momento in poi. Cioè, per me erano cose che non mi aspettavo, ma di cui adesso so che ne avevo bisogno. Avevi bisogno. Poi per quanto riguarda invece cinema, che cosa hai visto recentemente? Ah, cinema, l'ultimo film che ho visto è stato The Flash. L'ultimo film che ho visto. E poi sono molto curioso di andare a vedere che esce domani il nuovo capitolo di Insidious, La Porta Rossa, non mi ricordo poi il titolo. Ok, allora io Insidious no, no, non mi interessa perché io Non ti interessa? aborro ogni forma di horror, quindi Ah, nonostante, ok. nonostante venga invitato a live per parlare di horror, però tipo la settimana scorsa mi hanno invitato a parlare di horror, io ho detto vabbè, parlato Perché no? dell'esorciccio. L'esercizio. No, certo, no. Vabbè, Insidious so che fa parte di una saga, quindi The Flash l'ho visto anch'io, Ok. ed è, cioè, alla fine, secondo me, l'unico motivo per cui l'hanno fatto uscire è perché dovevo recuperarci qualcosa di soldi Probabile. pur di non perdere tutto come hanno fatto con Batgirl. Quindi ho detto lo facciamo Però uscire. secondo me dei prodotti DC io lo salvo, secondo me è uno dei migliori rispetto ai film usciti in precedenza, Allora, secondo me è in uno dei migliori. precedenza, allora, rispetto a Black Adam e Shazam 2, sì, pure per me è meglio di quei due. E diciamo, fondamentalmente non era neanche così difficile. Difficile. E alla fine lo metto anche sopra all'ultimo Ant-Man. Sì, quello sì. Devo ancora vedere Indiana Jones. Anch'io. Sono molto Ma io non sono curioso. un grande fan della saga. Infatti, magari aspetterò che uscirà poi su Disney Plus, perché non sono mai stato un amante Vabbè, della saga io Indiana. diciamo, io per questione anagrafica, io sono molto legato alla saga perché comunque, diciamo, io quando ho visto Indiana Jones e l'ultima crociata, c'avevo 12 anni, per me era l'eroe, l'avventura, la cosa. Comunque, Sì, ci sono certo. molto legato al personaggio. Quindi sono curioso perché, diciamo, ne ho sentito o molto bene, o molto male, o parecchi, diciamo, abbastanza tiepidi, diciamo una via di mezzo, quindi fondamentalmente
dipende con che stato d'animo lo si va a vedere, perché secondo me molto spesso c'è anche questa cosa qua, che film che ci si hanno troppe aspettative, fondamentalmente ti danno sempre quel senso di delusione, a meno che non ci sia qualcosa di estremamente sorprendente che uno non si aspetta. Per esempio, tutti noi siamo andati a vedere Endgame sperando fosse qualcosa di epico, ma nessuno si sarebbe aspettato Epico, quella cavalcata di tutti gli eroi. Cioè, epico. è una scena che quando è arrivata è stata una Certo, soddisfazione, un orgasmo sensazione, sì. nerdico. Ho visto Elemental. È un film sicuramente meglio di Lightyear. È a livello dei suoi precedenti, Red, Luca, Soul, ma ha qualcosa in meno. Nel senso che, almeno per me, tipo, il film è bello, c'ha dei bei messaggi, c'è l'integrazione, il tema dell'accoglienza, il pregiudizio che è un po' simile a quello che si vede in Luca, nei confronti gli umani contro i mostri marini, qui ci sono gli altri elementi nei confronti del fuoco e così via. Però, secondo me, manca quella scintilla emotiva che tu dici: ah, mamma mia, quanto mi ha commosso, quanto, cioè quella parte lì secondo me manca, e quindi fondamentalmente ti porta a dire: ok, è un bel film, me lo vedo volentieri, ma da qui a qualche mese forse non me lo ricorderò. E quando poi a fine anno dovrò fare la lista dei film che mi sono piaciuti di più, potrei anche non tornarmi in mente il film. Cioè, nel senso, ci sono film che dico: io questo film non lo ricordo, mi viene subito in mente perché mi è rimasto. E un film che ho visto d'animazione che mi ha sorpreso, mi ha veramente, non mi aspettavo fosse così bello, così emotivamente impattante, e Nimona su Netflix. Ah, l'ho visto che c'è, però mi manca, devo ancora guardarlo. Non gli davo 2 lire perché è una serie che è uno di quei prodotti che escono un po' in sordina. Tipo l'anno scorso è successa la stessa cosa con Il mostro dei mari, che Ah, sì. per me è piaciuto tantissimo, che ha l'unico difetto, almeno in italiano, il personaggio doppiato da Abbadantuono, perché Abbadantuono, cioè, si nota tantissimo la differenza di qualità del doppiaggio tra gli altri personaggi e il suo. Però fondamentalmente a me il film è piaciuto tantissimo ed ha un messaggio molto molto maturo rispetto all'animazione classica. E anche Nimona c'ha tanti temi come il suicidio, il bullismo, la discriminazione e via dicendo. E ci sono anche tanti riferimenti alla comunità LGBTQRZ, non la so, non tutte le lettere. Sì, LGBTQ plus. Esatto, che adesso mosto plus, cioè potrebbe significare, Se plus lo cioè, mettono ovunque. esatto, quindi potrebbe essere anche una piattaforma streaming a questo Esatto. punto. E Ma quindi io un fi certo. secondo me è un film che prossimamente ci devo fare la recensione, e secondo me merita di essere La visione. recuperato. Sì. No, un film invece che io non gli davo, cioè quando uscì al cinema
detto, ma non so. Io poi non avevo visto il film originale da cui Spielberg ha fatto questo film, è West Side Story. L'ho trovato bellissimo, quello di Spielberg. So che tu per i musical sei un... No, a me è piaciuto tanto. Più bello. Non pensavo che... Mamma mia. Ho preferito l'originale. Non l'ho visto l'originale, infatti. Però a me è piaciuto tanto. Non mi è piaciuto alcuni cambiamenti di diciamo cronologici degli eventi rispetto all'originale, perché comunque hanno voluto dare una diciamo un pelino più enfasi sulla questione sociale, sull'immigrazione, la cosa. Quindi diciamo l'hanno voluto un attimo modernizzare. Però a me è piaciuto tanto, sì. Poi vabbè, è uno, in questa storia c'è uno dei pochi ruoli che è Anita, che ha dato il premio Oscar a due attrici differenti, Rita Moreno e Ariana DeBose, che hanno entrambi vinto l'Oscar come attrice non protagonista. Bello, bello, mi ha sorpreso. Parlando, abbiamo citato un attimo il discorso di Flash. Cosa ne pensi del casting del nuovo Superman e della nuova Lois Lane? Allora, esteticamente, cioè, d'impatto sono ok. Io li vedo bene, poi ovvio. Io non conosco gli attori, non li ho mai visti recitare, non mai visti, quindi non so. Dovremmo poi vederli nel ruolo, però esteticamente d'impatto lui soprattutto ce lo vedo benissimo, ma anche lei con Lois Lane non se la cava male. No, Sono diciamo, curioso. allora, loro soprattutto lui è un attore comunque che ancora si deve imporre. Lei è Devi già, porre. comunque, lei ha già vinto due Emmy come migliore attrice protagonista per una commedia, per la fantastica signora Maisel. Cinematografico, quindi sono due debuttanti almeno per ruoli importanti. E sinceramente credo che sia una scelta giusta, nel senso non credo bisogna puntare su grossi nomi, No. perché soprattutto in questo tipo di franchise va bene nei film stand alone come potrebbe essere The Batman o Joker, che sono delle cose a sé, quindi Pattinson e Joaquin Phoenix ci stanno, che possono interpretare quei personaggi, però all'interno di un universo così che richiede diciamo tanti anni di contratto, partecipare a più film, più secondo me è complicato dover gestire dei grossi nomi, e secondo me loro vanno bene. A me comunque, io sono sempre dell'idea che più è iconico il personaggio e più non c'è bisogno di un grande attore, perché Certo. se tu mi dici fanno un film su Superman, 9 volte su 10 lo vado a vedere a prescindere dall'attore. Sì, quello è vero, certo. Vale per Quello è vero. Batman, vale per Spider-Man. Cioè, un conto è se mi devi fare un film su un personaggio che non conosce nessuno. Per esempio,
Adesso la Marvel è un organo a sé, quindi qualsiasi film della Marvel fa, dice che film è un film della Marvel, ok. Allora, boh, ok. Però se dovessero fare un film slegato su un personaggio poco famoso, oggi non avrebbe tutto sto peso, tipo nel senso se dovessero fare un film sulla Pantera Nera con un attore, con Chadwick Boseman di allora che non conosceva nessuno perché aveva fatto solo un film 42 Sì. che non avevano visto 3-4 persone, almeno da noi in America già lo conoscevano di più. Non è che c'è tutto questo richiamo, allora lì c'è bisogno di un attore di un certo livello che te lo pubblicizzi. Per questo motivo io, quando nei vari rumor che stanno girando sul il casting dei Fantastici 4, ero sicuro che non sarebbe mai andato in porto quello che veniva rumoreggiato con Margot Robbie, Margot Robbie, Adam Driver, cioè Adam Driver, già solo loro, basta. il film costa 100 milioni solo per loro due. Esatto, c'è un cachè, esatto. E poi dubito che loro ti firmano dei contratti per fare 6-7 film per 10 anni. E se lo fanno ti viene a costare un botto. E infatti, io non so se tu ti sei fatto un tuo fantacasting, chi ti piacerebbe vedere in quei ruoli. No, sinceramente non me lo sono fatto il fantacast. Non ci ho mai pensato. Sono tipo. Io tipo per esempio per come Red Richards è su Storm, io ho pensato sempre a due attori provenienti dalla televisione. E ho pensato Ok. Tom Ellis, il Lucifer, Me lo vado a cercare. Ah, ok, perfetto, ce l'ho, ok. il Lucifer della serie, Okay. e Kaley Cuoco. Okay. E lei invece? È la Penny di The Big Bang Theory, quella che ha fatto anche Ok, l'assistente di volo. l'assistente di volo, sì, ok, sono presente, stavo cercando, non so dietro, ok. E secondo E per me Mr. Fantastic? è Mr. Fantastic Tom Ellis, capito? Tomelli, giusto. Sì. E lei, Sì, ci sta. e secondo me andrebbero benissimo come coppia Sì, ci per potrebbero stare. Potrebbero stare. Poi per la cosa, vabbè, la la cosa. cosa fondamentalmente sarà quasi tutto il tempo in CGI, quindi Eh ti sì, infatti. basta, lo può fare qualsiasi, lo potrebbe fare anche un grosso attore, perché poi dopo dovrebbe fare solamente il doppiaggio Doppiaggio. e quindi ci puoi mettere anche un nome grosso Ah, poi metto che The fa, poi Rock, tipo. mette The Se Rock vuoi. che compare, sarebbe diciamo un inside joke, cioè The Rock che fa l'uomo roccia. Sì, infatti. In effetti è vero. No, no. Attualmente tra i film visti quest'anno qual è il film che per il momento è quello che ti è piaciuto di più? Allora, film visti quest'anno. Allora. Anche in chiave, diciamo, per il momento per gli Oscar, dici questo qua potrebbe, diciamo, a prescindere che devono uscire Oppenheimer, Barbie e via dicendo, però diciamo, tra quelli che Sì, sono usciti certo. fino adesso, dico questo potrebbe essere un outsider. No, sai. Allora, no. Babylon era dell'anno scorso, vero? Sì. Sì. Babylon 2022. Babylon 2022. Sto pensando perché Babylon non lo ricordo ancora adesso perché mi ha impressionato in una maniera incredibile. Io l'ho amato, il film di Chazelle. Ma guarda, ora come ora.
No, ma già se non ti... The Fable. The Fable, The vabbè, Fablesman anche, è l'anno dello scorso. scorso anno, perché poi questi, vabbè, sono usciti da noi a gennaio. Però sono film dell'anno scorso. L'anno scorso. Ma Sai che ora come ora. diciamo che pensando, perché è come dicevo, no? Il fatto se fondamentalmente non ti, se un film non ti rimane impresso, è difficile poi, Appunto, sì. perché io mo, per esempio, mo non lo so se tu l'hai visto, però tipo io ho un paio di film che mi sono piaciuti molto e che potrebbero avere qualche chance, non dico di vincere, ma almeno di essere nominato. Uno è Air, Ok, che mi manca, l'ho visto. che sta su Prime Video. Ok. Che lì ci potrebbe essere la nomination sia per miglior film, miglior sceneggiatura, forse anche miglior regia e miglior attore. Attore sia protagonista che non protagonista. Perché Per un protagonista. c'è un Ok. bel cast, c'è una bella storia, è comunque una storia vera, quindi c'hai comunque Viola Davis che potrebbe essere nominata, Matt Damon che potrebbe essere nominato, Jason Bateman che potrebbe essere nominato, Chris Tucker, idem, Ben Affleck per la sceneggiatura e anche per la regia, quindi un altro invece che mi è piaciuto che comunque da noi è uscito solo su Apple TV, ma in America comunque è uscito anche al cinema, quindi è candidabile, è Tetris. Ok. Ah, Tetris, ok, si riconosco. Mi manca. Tetris che ha una bella storia, un racconto romanzato intorno alle vicissitudini relative al gioco, Taron Egerton che potrebbe essere candidato. Era lui il grande attore. Questi diciamo fondamentalmente sono tra i film che sono usciti sono gli unici che penso che da mo' Sono a rimasti. fine, a fi, da mo' a fine anno potrebbero avere ancora una chance. Ok. Perché poi ci sono tanti altri film che fammi pensare un attimo, voglio vedere Beh, è uscito John Wick 4, io. infatti stavo scorrendo Vabbè, anch'io, vabbè. No, vabbè, io. però non Che poi John Wick a lo me. metto Il neanche. 4 io non. Aiuto. Luca, ti ho perso. Eccomi. Perso per un attimo, Luca, mi dava connessione scadente. No, sono io un idiota che invece di aprire un'altra finestra sono uscito con la finestra Ah, della ok. che di infatti ho avuto un attimo il panico, ho detto no, me ne sono uscito. Tornando al discorso di prima, sai. Come arriva il finale così? Allora, ciao, me ne vado. No, stavo andando un attimo sul mio Letterboxd, perché io sul Letterboxd ho l'abitudine di farmi, ho una pagina dedicata a solo ai film che vedo durante l'anno. Ok, ce l'ho anch'io nel Letterboxd. Volevo vedere se Ah, la mia ecco. lista. Cacchio, è vero. C'è questo qua. Spider-Man Across the Spider-Verse. Cacchio, come fa? Non ho detto sto film. Che Allora, secondo me il miglior film d'animazione potrebbe essere candidabile. diciamo che allora, quelli che si che fondamentalmente potrebbe anche non vincere,
Anche Ah no, quello sì. perché la sfida è a due. Per il momento è una sfida a due. Tra lui, tra Spider-Man e Super Mario. Super Mario, sì, è vero. Super Mario che potrebbe addirittura vincere clamorosamente anche la statuetta come miglior canzone originale. Come la canzone Jessie, il mitico. Perché Peach sta diventando, è un tormentone che fatica a morire. Sì, è vero. Tra le... E guarda, sono andato a vedere un attimo i film che ho visto quest'anno e per il momento tra i film usciti e che ho visto non trovo nulla, forse tra quelli che ho visto che potrebbe vincere, ma come miglior documentario, c'è il film quello di... sulla vita di Michael J. Fox, che è uscito sempre su Apple Ah, TV, Still, che è fantastico perché racconta la vita di Michael J. Fox, lui racconta e usa gli spezzoni dei suoi film e delle sue serie come fossero dei flashback di quello che racconta. però. Cioè vengono montati in modo che risulta che si incastrino con il suo racconto ed è fantastico. Fantastico. Wow, sì. E secondo me potrebbe vincere come miglior documentario. Ok. E Però niente, appunto anche tu ne hai. andando a vedere i film che ho visto, sinceramente sono molte delusioni. Molte delusioni perché non trovo nulla che dico, ah no, questo meriterebbe, perché diciamo che sono arrivato ad agosto e sinceramente, diciamo a luglio e solamente pochi film che mi verrebbe da dire, ah, questo qua può vincere qualcosa. Cioè, sono alcuni che dico mi sono piaciuti. Per esempio, comunque, se a Nimona, tipo Nimona, secondo me sarà candidata perché comunque c'ha una bella grafica, un bello stile d'animazione, però secondo me non può competere comunque i due film perché comunque Certo. non sta generando quel chiacchiericcio, nonostante abbia sono andato a vedere su Rotten Tomato gli danno 94 e 94 sia di critica Ah, cavolo. che di audience, quindi The audience. però Porca miseria. no, a meno che non ci siano dei film dove praticamente spicca qualche attore, tipo che ne so, la butto lì, Guardiana della Galassia, potrebbe ricevere qualche nomination tecnica, ma Tecnica, secondo sì. me, ma comunque deve uscire Dune, quindi addosa via, Appunto. addosa via, Infatti, mette da parte. ma però, come dicevo, a livello di nomination, se si prenderà qualcosa, pure la Sirenetta prenderà qualche candidatura, ma fondamentalmente ora come ora, tra quelli che sono usciti, solo Air, secondo me, ha reali ambizioni per vincere la statuetta. Tetris, secondo Possibilità. me, Tetris un po' di meno perché se ne è parlato meno. Meno. Potrebbe avere qualche, sai, attore non protagonista, però secondo me, a parte Air, attualmente tra quelli usciti nella prima metà del 2023 non c'è niente. Adesso tutti quei film che usciranno da adesso fino a fine anno sono gli unici che possono ambire, Eh sì, ce ne sono un po' che. a meno che
non si rivelino dei flopponi. Però Però potrebbero rubare. Oh, potrebbe capitare, no, certo. perché comunque noi mo diamo per assodato che Oppenheimer, Barbie, Sì. Barbie. saranno Dune. tutti Dune, siano comunque dei successori. Mo, diciamo che Dei forse successori. l'unico che parte un po' con le spalle coperte è Dune, perché comunque è una seconda parte, quindi fondamentalmente riparte da lì. Però diciamo Oppenheimer, se dovesse essere al di sotto delle aspettative, perché sempre il discorso, più aspettative ci metti, perché Esatto, sento così, è vero. Tenet ha avuto Un tante, po'. è stato molto criticato perché era troppo complicato da capire. Complicato. E va bene, io non so se tu vuoi aggiungere qualcosa. Ah, pensavo mi chiedessi qual è il tuo attore preferito? Mi Ah. autofaccio la domanda. Allora, ti rispondo prima io, allora ti dico Ok. attore, Attori, attrici. attrice e regista. Allora, Ok. attore, in generale Robbie Williams, tra Ok. quelli attualmente in attività Viggo Mortensen, ma non perché li reputo più bravi, ma perché statisticamente i film dove recitano sono quelli che fondamentalmente so che alla fine mi piaceranno. Ok. Come attrice, a me piace molto Anne Hathaway, sempre per lo stesso discorso, perché recita nei film, una tipologia di film che io gradisco. E come regista, Guillermo del Toro. Ok. Nonostante io non ami Bene. l'horror, ma Infatti sto pensando però questo. io non reputo i suoi film, per esempio Il labirinto del fauno, per me non è un horror, è un fantasy. No, non è un horror. È un È un fantasy. fantasy, È un esatto. fantasy gotico, Concordo. ma è un fantasy. Sì. Concordo. Concordo. E il suo stile gotico a me piace tantissimo. Concordo. Vai tu e poi ti lascerò Allora, libero, visto che domani ti devi svegliare presto. sì, vabbè, tanto minuto più, minuto più o meno. Allora, il mio regista preferito lo si vede da questa maglietta. Ah, Neri Parenti. Neri Parenti, esatto. È lui. Neri Parenti sono il mio regista preferito. Adoro, mi fa sempre fare mille risate con i suoi film. No, per me Quentin Tarantino è non plus ultra. Infatti sono anche un po' dispiaciuto che ha detto che farà solo più due film. Sì, perché è arrivato a 8, dice che vuole arrivare a 10. E quindi sono un po' dispiaciuto per questo. Ma lui ha detto che dirigerà 10 film, non ha detto quanti ne Dirigerà scrive, 10 film. non ha detto quanti ne scriverà. Sì, quello è vero. Quello è bello. Invece, attore preferito. Allora, diciamo che qua sono un po' combattuto, però diciamo che è leggermente superiore. Denzel Washington mi piace molto e subito sotto c'è Ed Harris come attrici ti direi Naomi Watts, non mi dispiace. Ottimo, io ho avuto l'opportunità di incontrarla, Naomi Watts, Davvero? Why not? e non ti... lo sai dove? A A Gaeta. Gaeta dove abita. Ah, vedi? Lo sai Sì. perché? Perché a No. Gaeta stavano girando il pilot del primo spin-off di Games of Thrones, Blood Moon, che era incentrato sulle origini degli Stark. Vennero a girare a Gaeta
e lei era presente durante la registrazione delle scene. Girano le scene e tempo una settimana dopo la serie è stata cancellata, prima Infatti. dell'uscita. Poi dopo un anno hanno annunciato che avrebbero girato House of the Dragon. Però Blood Moon Out of era the Dragon. il primo spin-off annunciato. E io ho le foto con le navi, con il vessillo degli Stark. Ah, figo, cavolo. Però. Sì, vennero a girare questa scena che lei doveva arrivare con la barca su sto porticciolo che avevano fatto dentro la grotta del turco a Gaeta. Lei doveva scendere e questa era la scena che hanno girato. Ci hanno messo più tempo a montare i pannelli verdi dentro tutta la grotta perché hanno messo tutti i pannelli sulle pareti della grotta che sicuramente poi dopo avrebbero aggiunto degli effetti di CGI e praticamente sono stati 2 giorni a montare questi pannelli Per poi. per girare una scena che è durata 10-15 minuti. Beh, sì, io purtroppo non ho mai incontrato nessun attore hollywoodiano. Purtroppo. Invece mio cugino mi ha mandato delle foto di Napoli che a casa sua sono andate a girare perché lui abita in una zona diciamo storica e il palazzo dove stanno loro sono palazzi vecchi e c'hanno tipo il soffitto a 4 Ah, sì. 5 metri con Comunque. E Pendes è Ok. andato a girare a casa sua Sorrentino con Tony Servillo e lui mi ha mandato le foto che c'era il Pendes. Ho detto guarda Luca sul divano dove vieni a dormire tu quando vieni a trovarci stasera ci sta seduto Tony Servillo. Ma cosa stavano girando? Il Motivo? prossimo Chissà. film che devono fare hanno fatto delle riprese durante poco prima dei festeggiamenti dello scudetto nel Napoli hanno fatto delle riprese in zona e hanno fatto una scena girata all'interno dell'appartamento. Vabbè. Però. Bello. Figata. Quindi ha Sì. fatto selfie, Sì, mi ha autografi, mandato le segnali. foto. O mia nipote piccola che si faceva le foto di tutti Vabbè. quanti. Certo. Bello. Bello, Sì, quando capitano queste cose. bello. Ma cavolo. Cos'è? Aspetta, ti devo raccontare questo perché ti racconto Vai, io. raccontami. Io quando stavo tempo fa io lavoravo in Puglia, a Galatina, lavoravo in un ristorante nel centro storico e molto spesso lì in piazza organizzavo dei concerti con cantanti importanti così. Allora, che succedeva? Quando dovevamo fare la cena prima del concerto, visto che noi eravamo vicino alla piazza, veniva sempre a mangiare da noi. E a volte capitava che ci chiedevano di restare aperti perché venivano a mangiare dopo, quindi insomma, se ci avvisavano noi aspettavamo. Allora una sera è venuto, dovevamo fare il concerto Michele Zarrillo e ci dice ragazzi noi finiamo il concerto verso l'una e mezza, se ci aspettate e ci fate trovare qualcosa di pronto noi veniamo e lo abbiamo detto vabbè. Vi aspettiamo. Allora siamo rimasti aperti fino alle 2, noi di solito a mezzanotte chiudevamo. Allora abbiamo aspettato, arriva. Prende Michele Zarrillo, non mangia niente, prende beve solo. E avevamo il cuoco che lavorava lì, era giovane, era appena uscito dall'alberghiero, che era un grande fan di
di Michele Zarrillo. Allora, per tutta la serata, no, gli voglio chiedere l'autografo, gli voglio chiedere l'autografo. E tra esce, faccio da chiedere. Insomma, aspettato, aspettato che loro se stessero andando, quindi quando ormai Michele Zarrillo si era fatto 3-4 bottiglie di vino da solo e ormai non ci stava più con la testa. Lui è andato, ha preso coraggio, poi lui all'epoca c'era 25 anni, così fa. Signor Zarrillo, signor Zarrillo, tutto timido. Allora Zarrillo si gira, tutto così, che c'è? Me lo farebbero l'autografo? Boh, in un momento normale Zarrillo avrebbe detto sì, te lo faccio. Ma io sono stato briaco perso e secondo me manco se lo ricorderà. Si gira e gli fa: "Ma vattene a fare". Se ne Ah, va. sì? No, ma dici te. E quindi boh, il suo idolo è caduto, ma Sì, poi no, ma più che altro due. non ci è rimasto veramente male. Ma poi noi siamo tutti quanti scoppiati a ridere, tutti quelli del ristorante, a come l'aveva risposto, perché è stata Ah, una cosa. c'è. Poverino. Poverino, mannaggia. Mamma mia. E niente, con questo Però. bellissimo aneddoto, credo che ci possiamo salutare. Salutato. Ebbene. Ti Grazie Luca ringrazio, oh, per grazie a avermi te, ospitato. ci siamo fatti due risate, è stato Sì, divertente. assolutamente. Molto, molto. Ne Sì, faremo decisamente. altre Sì. per parlare di altre Qualche cose. altra live. Sì. Sì. È Volentieri. stato un Grazie Luca. È piacere. stato un piacere. Buona Buona serata. notte. Vado a dormire direttamente. Altro che buona serata. Io vedo se c'è qualcuno online, insomma gli faccio un ride. Ride, esatto. Ma E sì. poi puoi andarti a seguire la live di MMS in cinema, che sono ancora live. Esattamente. Va bene. Grazie ancora, Luca. Grazie a te, buonanotte. Ciao. Buonanotte, ciao, ciao, ciao.